Allora, di per sé, allora, questo è un problema anch'esso complesso. Allora, di per sé queste lettere che ci sono conservate non sono tutte quelle che ha scritto Paolo. In modo particolare, alla comunità cristiana di Corinto, Paolo dovrebbe averne scritte tre. Noi ne abbiamo solo due, prima e seconda Corinzi. Che fine ha fatto la terza? Non lo sappiamo, in paradiso vedremo. Allora, c'è chi dice semplicemente si è persa, va bene. Altri dicono no, in realtà è stata messa all'interno della seconda lettera ai Corinzi. Cioè, coloro che copiavano le lettere di Paolo non avevano i computer, chiaro, ecco, c'era tutto un sistema di copiatura. Bene, cosa hanno fatto? Paolo ha messo insieme, ha cucito un po' nel senso del pensiero, è venuta fuori la seconda Corinzi. Alcuni dicono la seconda Corinzi è una serie di lettere, di biglietti epistolari che uno scrivano dopo Paolo ha ricucito insieme. Ipotesi fondate su che cosa? Su degli stacchi tematici che pure si vedono. Ecco, quindi Paolo sicuramente ha scritto una lettera in più rispetto a quelle che abbiamo. Poi, quelle che sono attribuite a Paolo sono state scritte da Paolo? Anche questo è un bel problema. Perché? Perché alcune lettere si vede proprio Paolo. Si vede, ecco, la lettera ai Romani è il capolavoro di Paolo e se uno conosce un po' Paolo, nessuno l'ha mai negato in 2000 anni di storia, tanto è evidente. La lettera agli Ebrei è di Paolo, la cosiddetta lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, dagli studi fatti, pare che non è una lettera, ma è un discorso omiletico, una lunga predica. Non è stata scritta da San Paolo e non è stata scritta dagli ebrei, ma dai cristiani. Infatti nella liturgia adesso appare lettera agli ebrei, non si dice più lettera di San Paolo. E come fai a dirlo? Magari in paradiso Paolo mi rimprovererà per questo, però se voi prendete l'inizio di tutte le lettere di Paolo e prendete l'inizio della lettera agli ebrei, notate una differenza abissale. Nelle lettere di Paolo si inizia sempre Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, alla chiesa di... Lì si vede anche un po' Paolo, ma vi spiegherò perché tanto insiste su questo suo essere apostolo. La lettera agli ebrei inizia Dio che ha parlato a più riprese nei tempi antichi attraverso i profeti, alla fine di questi giorni ha parlato a noi attraverso il Figlio. E beh, è proprio diversa. Poi se andate avanti a leggere vi rendete conto anche delle differenze. Quindi ci sono delle lettere di sicura paternità paolina, altre lettere di dubbia paternità paolina, ad esempio la lettera ai Colossesi e la lettera agli Efesini, sono di Paolo o di un discepolo di Paolo? Perché l'ecclesiologia, il modo di vedere la Chiesa è un po' diversa. Allora si dice se sono di Paolo e sono di Paolo anziano, nel senso che è maturato anche lui negli anni romani, dal 60 al 67 in cui viene decapitato, avrebbe scritto queste due lettere, oppure altri dicono no, troppo diverso lo stile, il pensiero, saranno di un discepolo di Paolo. Oppure altre che ormai oggi non si ritengono paoline, la lettera agli ebrei. Grandi discussioni, che attenti, non vuol dire non sono di Paolo, allora non sono ispirate. Attenti, il fatto che la Chiesa le abbia accolte nel canone dice appunto la consapevolezza di tutta la tradizione vivente della Chiesa che quegli scritti sono parola di Dio. Anche se non dipendono da Paolo, ma da un discepolo di Paolo. L'importante è la ricezione della Chiesa che la Chiesa assistita dallo Spirito Santo, ancora una volta, no? Quindi non è che
al mattino nel Concilio di Trento qualche cardinale ha detto no, no, questo non fa parte del canone, questo fa parte del canone scritturistico. La Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, ha riconosciuto questi scritti come ispirati, anche se non sono stati eventualmente scritti da Paolo, ma da un suo discepolo. Succedeva anche con Giovanni, l'altra, diciamo così, l'altra tradizione di Chiesa rispetto a quella paolina è quella giovannea, quindi Giovanni che si sposta da Gerusalemme, il discepolo amato per i tempi, si sposta da Gerusalemme ad Efeso, quindi arriva ad Efeso e fonda tutta una serie di comunità cristiane. Ma quando parliamo di comunità cristiane, non pensate alle nostre parrocchie, 100 persone, ecco, per subito intenderci. Quindi Giovanni arriva nell'Asia Minore, l'attuale Turchia, soprattutto nella zona di Efeso, e fonda diverse comunità cristiane, le sette chiese dell'Apocalisse, ecco. E alla tradizione di Chiesa di Giovanni vengono fatti risalire tre tipi di opere: il Vangelo di Giovanni, quarto Vangelo, le tre lettere di Giovanni e l'Apocalisse di Giovanni. Le ha scritte tutte lui? Grande discussione. Una volta si diceva sì, però dopo, se si analizza, si dice no, lui era il vecchio, diciamo, il vescovo vecchio, l'ultimo degli apostoli che è rimasto in vita fino al 98 dopo Cristo, quindi vecchissimo, no? Ecco, lui sicuramente è la sorgente di questi scritti. Poi aveva tutto un gruppo di discepoli, ma discepoli di livello, missionari, ma che stavano con lui, che continuavano a riflettere, a pregare su quello che aveva fatto Gesù, e da questo gruppetto vengono fuori queste opere. Si vede che ci sono proprio gli stessi temi, però trattati in maniera estremamente diversa. Vi faccio l'esempio anche qui per non parlare in astratto. Maria alle nozze di Cana e sotto la croce, come viene chiamata? Non viene chiamata mamma, ma donna. Strano, no? Uno dice, ma Gesù è tua mamma, donna, anche sulla croce, donna, ecco tuo figlio. Scusava così. E mica troppo. No, è proprio... E si vede che quella stessa donna la si ritrova nell'Apocalisse al capitolo 12, la donna vestita di sole con la corona di 12 stelle, con sotto i piedi la luna, donna, donna. E sono temi, ma trattati in maniera diversa. Un conto è il racconto delle nozze di Cana, molto narrativo, un altro è la visione della donna in cielo. Questo per dirvi, viene fuori dalla stessa tradizione, però appunto per non pensare che questi testi fossero scritti da un Don Franco a cui l'angelo Gabriele dettava, no? O un Don Franco che va in trance e la mano scrive da sola. No, erano opere di Chiesa che nascevano sicuramente da un'esperienza. L'esperienza dell'Apostolo Giovanni con Gesù, un'esperienza che è continuata nel tempo, un'esperienza di preghiera, un'esperienza di visioni, noi non sappiamo tante cose. E dopo questo si è cristallizzato in alcuni testi che nascevano dalle circostanze. Leggete la seconda e la terza lettera di Giovanni e vedrete che nelle comunità cristiane giovannee c'erano delle, tra virgolette, specie di testimoni di Geova che andavano a rovinare la tranquillità di questi credenti in Gesù Cristo con le loro eresie. A tal punto che Giovanni dice non apritegli la porta. Ecco, per dire, l'altezza delle visioni dell'Apocalisse è poi il problema concreto di eretici che rovinano la tranquillità delle persone.